C'è soltanto una definizione più orribile rispetto a quella di house commerciale e è deep commerciale. Ma non perché non debba esistere, perché deep commerciale in realtà non ha nulla a che vedere con la deep e quindi non ha molto senso. Ora, il fatto che ne parli anche il CEO di Spinning quando introduce Oliver Heldens, la cosa è abbastanza preoccupante perché a questo punto è veramente sdoganato. Commercial deep. Che è veramente una bestemmia. In realtà è difficile dare una connotazione ai brani, che ne so, di Duc Dumont, di Robin Schulz, di tutto questo universo dove magari c'è un basso abbastanza presente, una cassa tra virgolette house, però si tratta di una canzone pop. Soprattutto non ha molto senso il riferimento con la deep, anche se possiamo intuirne il perché. Facendo un breve cenno storico, la deep nasce perché alcuni DJ, soprattutto Larry Levan o Mr. Finger o Larry Heard anzi, suonava i dischi a meno 8. Quindi a meno 8 cosa succedeva? La voce era pitchata in basso e il basso invece era molto più presente. La musica era abbastanza lenta, tendenzialmente tirava indietro il groove proprio perché i dischi erano rallentati, e di lì è poi nato un vero e proprio filone con tutta la deep classic degli anni 80. Il problema però è quando ci sono alcuni articoli critici come quello che vi linko qui sotto di Mixmag che dicono per esempio Duc Dumont non è deep. Ok, bene, siamo d'accordo. Però poi mi inizia a linkare tutti i vari classici degli anni 80 e siamo d'accordo anche su quello. Però il problema è che sono passati 30 anni. Che cos'è la deep oggi? E perché questo tipo di musica abbastanza pop si rifà alla deep? È sempre difficile dare una definizione ai generi. Il punto è che cerchiamo di individuare la deep come diretto derivato di quel filone deep partito negli anni 80. Quindi comunque definita da un basso presente e magari dal pitch sulla voce. Però non ha niente a che fare con quella roba pop che sentiamo nelle radio. Quella è semplicemente pop dance, come l'abbiamo definita qui, oppure alcuni brani possono essere etichettati come new disco, per esempio Duc Dumont. Intendiamoci, mi piacciono i singoli di Duc Dumont, mi piacciono anche gli altri dischi, che qualcuno è veramente più sulla deep. Però comunque la deep è un genere vivo e vegeto ancora oggi, che ha le sue ondate di popolarità. Per esempio un brano abbastanza deep che ha riportato il filone in auge è stato Ben Pierce. Ben Pierce siamo al limite, poi dopo è diventato molto più pop e quindi si è perso il legame con la deep. Lasciamo stare anche la definizione Tropical House, che quella è proprio un'etichetta per vendere alcuni tipi di brani. L'etichetta ognuno se la chiama come vuole. Però se cerchiamo di definire i generi, la deep rientra comunque nel filone underground. Nella parte più lenta, con la battuta più bassa, che poi magari può portare ad una serata anche più house o tech house. Invece nel filone mainstream, soltanto dei rimandi a dei suoni che potevano andare alcuni anni fa. Comunque sia il tuo pensiero, non parlare per nessun motivo di deep commerciale, che quello è veramente una cosa che non ha senso. Come definire questi brani? Sinceramente non lo so. Io continuerei a parlare di pop dance, che mi sembra la soluzione più pacifica, perché comunque sia è un modo per definire delle atmosfere. Oppure fai come me, che ho la cartella pseudo deep, che sono quei brani che vorrebbero essere deep, ma non hanno niente di deep. Che poi ci sono anche tutto quel filone delle cover, ci sono tutti i brani della storia rifatti su questo stile qui, con il basso pronunciato, e la voce con il pitch di un tono sotto. Ci sono anche dei remix molto interessanti, nessuno ti vieta di usarli. Però la deep è un'altra cosa, ti porta su un altro tipo di serata, che può rimanere deep tutta la sera oppure può andare anche sull'house e sulla tech house. Ma se la inserisci invece in un contesto più generalista, semplicemente non è deep, è un'altra storia. Iscriviti al canale YouTube DJ Nejo, segui tutti i video di Essere DJ Oggi anche su Facebook e commenta se hai delle opinioni in merito e anche se hai delle idee su come chiamare questo tipo di musica che ancora non è ben definita. A presto!